Benvenuti in cucina con lo chef, sono Chef Ala. Oggi andiamo a fare un ragù di cinghiale. Questo procedimento che vi spiego oggi si può utilizzare per qualsiasi tipo di selvaggina. La preparazione della selvaggina è un procedimento abbastanza lungo perché si divide in due fasi. La prima è la marinatura, che deve durare circa 12 ore, e dopodiché si parte con la preparazione vera e propria. Quindi adesso andiamo a vedere cosa ci serve per marinare il nostro cinghiale. Per la prima fase, quindi la marinatura, ci serve 1 kg di polpa di cinghiale, 2 carote, una cipolla, un gambo di sedano, delle bacche di ginepro, mezzo litro di vino rosso. Prendiamo una casseruola o un contenitore, l'importante è che abbia un coperchio. Andiamo a versare la polpa di cinghiale al suo interno. Aggiungiamo le verdure, tagliandole a pezzetti grossolani. Le tagliamo a pezzetti grossolani perché poi dovremo riuscire a toglierle via nel procedimento seguente. Messe le nostre verdure, andiamo avanti, aggiungendo alla nostra marinatura un po' di bacche di ginepro. E andiamo a ricoprire il tutto con il vino rosso. Una volta preparato, lo chiudiamo e lo lasciamo riposare nel frigorifero per circa 12 ore. Bentornati! Finita la marinatura del nostro cinghiale, adesso possiamo iniziare la preparazione vera e propria. Andiamo a vedere cosa ci serve. Per questa seconda fase ci serve il cinghiale che abbiamo lasciato a marinare con il vino e le verdure, mezzo litro di vino rosso, 80 g di burro, 80 g di farina, 80 g di preparato per soffritto, del dado granulare vegetale, un po' di cannella, bacche di ginepro, pepe nero e dell'olio d'oliva. Iniziamo la preparazione andando a recuperare il cinghiale che abbiamo lasciato a marinare. Dobbiamo scolare via il vino rosso e togliere via tutte le verdure. Recuperata la nostra polpa di cinghiale, adesso possiamo andare a tritarla con l'aiuto di un tritacarne, o se nel caso che non avete tritacarne potete farla a coltello, cercando di fare i pezzettini più piccoli possibili, di maniera che cuociono e che riescano a rimanere molto più morbidi durante al termine della cottura. Andiamo a tritare la carne. Tritata la carne, in una pentola andiamo a inserire un po' di olio d'oliva da coprire il fondo. Per iniziare a farlo scaldare accendiamo il nostro fuoco o le nostre piastre. Prendiamo il misto soffritto e lo inseriamo nella pentola. Con l'aiuto di un cucchiaio di legno andiamo a mescolare l'olio e il soffritto e aspettiamo che inizi a friggere. Non appena il soffritto sta friggendo, inseriamo all'interno della casseruola anche la carne tritata. Lasciamo il fuoco o la piastra abbastanza alti in maniera di velocizzare un po' l'inizio della cottura. Andiamo a girare ripetutamente e andiamo a far rosolare la carne. Non
Non appena la carne comincia a rilasciare il suo succo ed è risolata, andiamo a condirla. Mettiamo un po' di pepe, inseriamo delle bacche di ginepro e la cannella. Aggiungiamo anche un misurino di dado vegetale, un misurino ben abbondante. E andiamo a coprire il tutto con il vino. Diamo una mescolata. Lasciamolo a fuoco vivo fino a quando non raggiunge l'ebollizione, dopodiché abbassiamo le piastre o il nostro fuoco per dargli una cottura uniforme e lenta. Aspettando che il sugo bolle, andiamo a preparare la roux con la quale dopo lo addenseremo. Per farlo prendiamo un pentolino, lo mettiamo sulle piastre, accendiamo e inseriamo il burro. Con un cucchiaio di legno lo muoviamo e lo aiutiamo a sciogliersi. Adesso che il burro si è sciolto, uniamo la farina per fare il nostro roux. Uniamo e mescoliamo per amalgamare il tutto. Lo lasciamo cuocere qualche minuto. Pronta la roux, spegniamo la piastra e lo lasciamo da parte, che come ho detto ci servirà poi dopo per addensare il sugo. Sono passati circa 50 minuti da quando abbiamo lasciato il nostro sugo a bollire, adesso ho consumato tutto il vino che avevamo messo, è ora di aggiungere circa 2 bicchieri d'acqua e continuare la cottura. Aggiungiamo 2 bicchieri. Mescoliamo il sugo e alziamo la piastra per portare a ebollizione l'acqua che abbiamo appena messo. Ora che l'acqua che abbiamo aggiunto sta bollendo, possiamo prendere la roux che avevamo preparato in precedenza e addensare il sugo. Abbassiamo la piastra a un fuoco medio. La roux che avevamo preparato prima probabilmente non la utilizzeremo tutta, perché dipende da quella quantità di liquido che è rimasto nella pentola, quindi aggiungiamola piano piano. Aggiungiamo e mescoliamo fino a ottenere la densità desiderata. Nella parte della roux che abbiamo avanzato giriamo e lasciamo ancora cuocere qualche minuto. Passato qualche minuto, il nostro sugo è pronto, quindi possiamo spegnere la piastra e lasciarlo raffreddare. Conservare in frigorifero per un massimo di 3 o 4 giorni, altrimenti quello che consiglio io è di metterlo a congelare, però in vaschette da 2, 3, 4 porzioni in base alle vostre esigenze,
di maniera che quando lo scongelate lo utilizzerete tutto. Come sapete, un alimento che viene scongelato non può essere più ricongelato. Per oggi è tutto, alla prossima ricetta in Cucina con lo Chef. Alla prossima!